Ben ritornati in un altro episodio di Giochini Epici. Oggi giocheremo a... ma se, se vuoi non presentarmi, facciamo pure. Va bene. Io non ci sono. Dai, Aki. E Tommy. Oggi giocheremo a, dillo te, se no ti offendi, Attack of the Heavy Bunny Empire. Non riuscivo a leggere il nome. Infatti. Vabbè, guarda, cioè, c'è Attack Blue of the piccolino. Sì. Molte lettere possono confondere. Comunque, che ci è stato consigliato da Necronac. Iniziamo. Ah no, volevamo innanzitutto anche ringraziare Locker tredicesimo. Oppure Locker XIII. Magari non voleva fare il tredicesimo. No, Locker tredicesimo ha più stile, tipo. Lo so. È l'ultimo di una lunga stirpe di gamer che nel corso della storia ci ha regalato Dota 3. Adesso io non so bene se magari sia una demo. Io oggi ci ho giocato tutto il giorno e non volevo più fare non volevo più far video perché volevo continuare a giocare a Dota. Però è veramente bello. Quindi se volete che facciamo anche una serie su Dota, magari assieme a Locker per ringraziarlo. Sì, ovviamente. Dicecelo nei commenti. Iniziamo sto giochino epico allora. Visto che la volta scorsa non abbiamo ucciso abbastanza tartarughe, oggi come no, sì, siamo arrivati ci divertiremo a uccidere conigli. Era ironia questa. Lo so che sono dei conigli blu, che schifo fanno. C'hanno le orecchie blu, Tommy. Sono dei particolari, sì, conigli con orecchie blu. E che esplodono blu, vuol dire che hanno anche... Però, no, ma guarda la torretta che... si vede che prova proprio piacere nell'ucciderli. Guarda come sorride. Sadica. Comunque cazzerola. Sono già passati, Aki. Il tuo sistema difensivo ha fallo ovunque. Cos'è quella roba? Guarda, pang! Loro vanno convinti, ma pam! Buono, appunto. Blue Bunny, this bunny hanno più vita. More health and your normal bunny. Guarda, vedi questo, guarda com'è felice, com'è triste, poverina. Lei non ha conigli da uccidere. Oddio. Vedi che è triste. Sono delle torrette sadiche, no, però è carino questa cosa. Ah, ma lì sotto c'è un contatore che ti dice quanti conigli ti mancano da uccidere. Esatto. Ah. Aspettiamo questa ondata, l'ultimo conigliato blu bastardo. Veloce, veloce. Facciamo altre... Ah, ma tipo più ne piazzi più costa, no? Beh sì. Perché non l'hai piazzata dritta con le altre, me lo spieghi? Te lo spiegherò a breve. Quando arriveranno i coniglietti che volano. Spoiler! Oh! Ice Gun! Sono rimasti tutti di stucco. È un barbatrucco. Hai visto? È un barbatrucco. Vedi queste rime, vedi che poeta praticamente. Lo so. Si vede proprio un artista. E io volevo intanto... Gradi. Volevo comunque ringraziare tutti quelli che si sono iscritti anche a... Frara Gamers. Frara Gamers che, cioè, abbiamo già raggiunto i... 400 e passa. Oh cazzo, aspettate un attimo. No! Vabbè. Cazzo! Ecco, ora questi qui volano. Ecco, adesso queste qui meglio mettere una che ghiaccia, che gli tiene lì a bada. Comunque volevo ringraziare tutti quelli che si sono iscritti. E a dire che non l'ho ancora fatto, andate a farlo, vi lasceremo il link in descrizione, se ce lo ricorderemo. Hai messo quello negli ultimi video? Sì, sì. Perfetto. E poi una cosa che ci ha lasciato di stucco è che ci ha scritto un commento Ron, Nei fra Ron! Se veramente siamo rimasti di stucco in barbatrucco. Maledizione lì... No! No! Fai B! Ah, ok, grazie a Dio. No, metti più indietro per quando scappano. Ecco, qua. Bravo, lì. Di esperienza. Anche lei è triste, poverina. Non mi piace fare le torri tristi. Devono uccidere anche loro. Comunque un'altra comunicazione importantissimissima. Domani ci sarà il primo... Ah, vero, ma che stupido. Domani ci sarà il primo hangout su Frara Gamers per inaugurare il canale a tutti gli effetti. Quindi ci saremo noi, Free Gamers, The Impossible Game Ita e anche Trombone 64. E questo qui era anche per... C'era qualche tempo fa uno che mi aveva chiesto quando faremo il prossimo live. Ecco, lo facciamo domani. Alle ore 17. Esatto, quindi correte a scrivervi che altrimenti vi perdete l'hangout dei Gentubers con gli altri. E seguite questa nuova community perché davvero, ragazzi, stiamo preparando tante cose tante. Tante cose tante. Tanto, tanto, tanto. E intanto le nostre torrette col sorriso sulle labbra stanno massacrando coniglietti di tutti i colori. Però un bouncer. Cos'è un bouncer? È il far rimbalzare, se non sbaglio. È tipo quello dei flipper. Bing! Hai visto? Ah, fa andare per terra i coniglietti. Sì. No, non è che fa andare per terra, li fa rimbalzare. E lì è strategico perché dalla torretta non possono passare. E dal bouncer gli fa rimbalzare in giù. Cattiveria. Non so se capisci che tattica. Cioè tu praticamente si vede che... Già nata torre. Uccidi coniglietti tutti i giorni. Qua. No, proprio lì no, eh. No, hai ragione, ho sbagliato proprio. No, aspetta, voglio vedere che... Quanto costa l'altro cosa? 45.000! Questo qui io l'ho provato. È simpatico. Arriviamo a 13.000.
No, non ci siamo arrivati. E cantare velocemente non fa andare velocemente il tempo. Peccato. Ma non è tipo un tasto là sotto per andare più veloce? No, non è. E dillo! Non consigliatesi altri giochini epici, perché non mi ricordo come si chiamava lo scorso giochino epico. Quello con le tartarughe. Drop. No, Epic Combo. Abbiamo trovato un seguito, e quindi non consigliateci altri giochini epici, che lo dobbiamo assolutamente fare. A prescindere proprio. Siamo, dai, che no, fermo, ci mancano 4. Ma forse ci arriviamo troppo presto. No, dai, vai, sono 5 minuti, ma questo è un giochino abbastanza corto. Basta vedere un paio di coniglietti blu che esplodono. Già. Guarda, ma poi arrivano quelli verdi. Ma quanti? Ehi, ci sono 20 wave. Possiamo fare solo 20 ondate. No, sono 20 conigli. No, quelli sono i conigli. E dove le vedi? Ah, è vero, non le avevo mica viste. Siamo alla decima, potremmo anche finirlo. Volendo. Dice ondate. Ecco, sopportabilissimo. Quelli verdi diventano, ecco, adesso non li possono attaccare. A parte quando diventano colorati di nuovo, vedi, adesso sono trasparenti, nessuno li attacca. Invece li ammazzano. Diventano colorati e li bombardano. Così. Poverini! Ok. Ehi, possiamo comprare io. Cosa fa? Lo mettiamo in alto che fa cadere le bombe. Guarda, però l'hai fatto proprio in alto. Era per beccare quelli in basso. Era per beccare quelli in basso, ok? Scusami, quelli arancioni non li becca. Boom. Utilissimo. Dai, diventa. Hai visto? Sì, no, insomma, abbiamo 2000 quei cosi ci danno quando li beccano. Sì. Conveniente mettere un'altra cosa lì, davvero? Beh, insomma, quelli che scappano. Comunque, hai usato bene i tuoi soldi. Lo so. Lasciami stare. Quel missile li voleva tutti. Guarda, abbiamo abbastanza soldi. Compri un altro. Hai ragione. No! Vabbè, ma se diventano... Non so cosa fare se diventano trasparenti. Aspettami 45. E compriamoci quella 45. Arrow Cannon. Va bene. Cioè, cos'è? Il cannone a freccia? Che senso ha? E poi guarda quanto è grosso. Dice che c'è anche un'importantissima descrizione di... Shot a barrage of crazy arrow. Una valangata di frecce pazze. Non so se arrage... Arrow non è freccia. Barrage sia valangata. È una traduzione molto terra-terra. Molto libera. Nel nostro slang da quartiere... Potete immaginarci quel che volete. Io pensavo è una torretta. Ma no, aspetta. Dai, ci mancano 15.000. Yeah. Cose. È insopportabile avere tanti soldi e non spenderli. Stai buono. Dai che siamo già 8 minuti, mettiamo giù quel robo lì e finiamo. Che bisogna provare tutte le aree. Ah, è vero, ormai ce l'abbiamo fatta. Aspetta, ecco sì, ci siamo. Oh. In fondo, figata. Oddio, adesso mi assale il dubbio. Lì in mezzo. Qui, sì. Sì, guardate che figata. Lancia proprio random delle frecce. È assolutamente inutile, come buttare nel cesso 45. No, Tommy, no, è bello. Ma cosa? È inutile. È bello. Non è bello ciò che piace. No, non è bello ciò che è bello, è bello ciò che piace. Oh, vedete ragazzi, noi facciamo un video così cazzone, ma in realtà spariamo sulla folla massima e popolari, insomma. Tipo queste frecce qua. Esatto, delle frecciatine di filosofia. Guarda! Guarda, se passava... Ma no, guarda che per me gli mira. Ma non mira niente. Ma sì, perché vanno troppo random. No, guarda che per me gli mira. No, hai ragione, no. Ok, dai, che basta, finiamo questo episodio, questo giochino. Va bene, quindi se vi è piaciuto il giochino mettete mi piace, commentate, ma non scriveteci altri giochini epici. Ma iscrivetevi al canale. Ma iscrivetevi al canale. E iscrivetevi anche a Frara Gamers. Qui, Yaki. Tommy. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao!